La situazione, come la conosciamo tutti, è una situazione oggettivamente difficile. Anche gli economisti, i professori che sono venuti oggi a parlarci di questi temi importanti che riguardano il futuro non solo del nostro paese ma dell'Europa, ma sostanzialmente anche di tutto il pianeta, ci hanno disegnato uno scenario difficile dove ci sono paesi che viaggiano a una certa velocità e altri che viaggiano a un'altra. Sicuramente siamo indietro oggi nella crescita del nostro prodotto interno lordo, che addirittura nell'ultimo anno è sceso più in basso rispetto a prima, rispetto a paesi emergenti come la Cina, l'India, il Brasile e così via, dove tra l'altro ci sono in corso delle profonde trasformazioni della società che riguardano in particolare anche la conoscenza, l'organizzazione della scuola. Noi dobbiamo preoccuparci anche di questo. Il ministro Zanonato non si è detto affatto contrario a poter utilizzare lo strumento delle dismissioni del patrimonio statale per mettere in sicurezza il nostro paese. Che cosa ne pensa? Beh, c'è un problema di risorse, quindi da dove vengono a noi interessa poco, l'importante è che si mettano in campo queste risorse su temi importantissimi che poi alla fine sono un risparmio per il paese. Se non si interviene sul patrimonio edilizio esistente, sappiamo che prima o poi purtroppo un terremoto avverrà, avremo sempre problemi di rischio idrogeologico, quindi intervenire prima serve sicuramente a risparmiare. Allora, se lo Stato riesce a fare queste famose dismissioni, ovviamente senza svendere nulla e mettere in campo risorse anche con defiscalizzazioni, perché ci sono anche tanti privati che possono intervenire, l'importante è consentire un risparmio ovviamente sulle tasse che poi lo Stato recupera man mano che gli interventi si fanno, e semplificando le procedure, perché oggi è complicato per i cittadini anche intervenire sulle proprie costruzioni, le procedure sono complesse, le certificazioni che si chiedono sono tante, spesse volte ci si scontra con normative non ben chiare, insomma tutto questo frena chi vuole intervenire, anche nei grossi fabbricati dove c'è una proprietà diffusa, nei grossi condomini, molte volte i tempi e le procedure non sono tali da consentire di intervenire.